Salve a tutti carissime sorelle e fratelli camperisti. Come ho anticipato nel video short di un paio d'ore fa, siamo arrivati, come potete vedere dietro di me, alla Tesa, dove l'anno scorso sono stati montati qui i piedini a gigetto, i piedini elettrici autolivellanti. Perché siamo qui? Non perché io sia folle, perché fino a stamattina mi trovavo all'Aquila e fino a ieri eravamo sul versante romano e per cui sarei potuto andare giù per Salerno e già sarei a buon punto per tornare a casa. No, perché il buon Riccardo Albergo, uno dei due soci, e approfitto per salutare anche Alfonso Trisi, l'altro socio della Tesa, perciò sto dicendo Riccardo, già incontrato in fiera, potete andare a vedere il video che abbiamo fatto per l'intervista che lui ci ha concesso e per questo lo ringrazio. Ah, scusate, aspettate un attimo, guardate che bel tramonto. E che cosa volete più di questo? Un tramonto alla Tesa dove tutti i camperisti sognano di venire per montare i piedini autolivellanti elettrici, anche perché sinceramente io ce l'ho da un anno e in tutta onestà io sono un camperista di quelli che il camper lo uso sempre. E quando è fermo il mio camper sta sempre posizionato sui piedini, per cui che non me ne voglia nessuno, posso testimoniare ad un anno dal montaggio che è un prodotto che funziona. Ma detto questo, l'oggetto della discussione della puntata non è questo, ma perché siamo qui? Perché buon Riccardo già ci aveva anticipato qualcosa in fiera, ci ha chiamato e ci ha invitato per una cena per mangiare. Delizie, prelibatezze del posto, tant'è che più tardi alle 20 ci verrà a prendere qui alla Tesa dove ci ha dato ospitalità e addirittura pensate ci ha dato pure, abbiamo la possibilità, come potete vedere lì in fondo c'è la gomma, il rubinetto dell'acqua, ma ci ha dato anche la possibilità di attaccarci alla regia elettrica, ma non perché io sia Don Sbriglio, perché questa è l'ospitalità che alla Tesa riceve ognuno che diventa cliente e che poi naturalmente si ritrova per sua fortuna ad essere anche come possiamo dire ad essere amico, ecco. Tant'è che stasera saremo a cena con il buon Riccardo Albergo, la sua famiglia e noi. Questo per testimoniare che tante volte si va oltre quello che è il rapporto istituzionale e rinasce un rapporto amichevole o amicale, come vogliate dire, come si voglia dire, ma per questo, sulla base di questo, noi da Roma ci siamo spostati da quest'altro versante dell'Italia, passando per l'Aquila che abbiamo visitato ieri, dove ho trovato due parcheggi gratuiti comunali e ci sono i due video che ho pubblicato proprio ieri, e oggi siamo arrivati qui. E questa è la verità. Stasera, se il buon Riccardo me lo permetterà, farò delle foto, delle riprese per rendervi partecipe di questo rapporto amichevole che è nato tra me, Riccardo e anche il socio Alfonso Trisi, senza tralasciare veramente, perché poi uno si commuove pure, perché io quando sono arrivato qui poco fa, scusate, cambio un altro discorso. I ragazzi, i dipendenti della Tesa, mi hanno abbracciato perché sono ricordati e mi hanno salutato fraternamente e questa è solo la seconda volta che mi vedono e credo, sono sicuro che con tutti i clienti che vengono qui facciano la stessa cosa, ve lo garantisco perché è nel loro DNA. Detto questo, ah, aspettate, Angioletta, Angioletta, saluti, saluti, saluti perché Angioletta non esce per le zanzare, vieni qua, salutiamo, salutiamo. Gli Ciao amici, ragazzi! ciao! Stasera a cena con Riccardo Albergo a mangiare E prelibatezze la sua specialità e famiglia. la sua famiglia a mangiare prelibatezze specialità Vi faremo della vedere. zona, del posto, no? Vi faremo vedere. Ciao, noi siamo in viaggio, Ok. seguiteci ed Ciao, buona iscrivetevi al cena. canale. Perché si devono iscrivere al canale? Perché per loro sono tanti consigli, per noi è solo un piacere avere E poi non tanti. si paga E nulla. poi non si paga nulla. E allora devono attivare la campanella, così
dovete attivare la campanella, così sarete avvisati ogni volta che di tutti gli pubblicheremo aggiornamenti e tutti i tutti i video. video e tutti gli Certo, short. io sono brutto, lei è bella, lo capisco perché state guardando Non è solo lei. vero, non Anche tutte le donne sono belle, ragazzi. Noi uomini siamo bruttini e ricordatevi che abbiamo sempre torto perché hanno sempre ragione le donne. Adottate Ok, questo ciao, sistema e sarete conoscema. felici. Lui parla sempre, parla, 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 Ciao, 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 ciao. ciao.